non c'è stata una reazione ai gol subiti, questo è vero. Niente, è difficile perché siamo molto amareggiati, molto delusi, ma bisogna cercare di chiudere questo brutto capitolo e puntare tutto sul finale di stagione, sulla prossima partita. Il campionato è così, ci sono momenti che possono arrivare come questo, che fai tre sconfitte, però una cosa sbagliata sarebbe buttare tutto alle ortiche, no? E quindi bisogna ritrovare compattezza e pensare alla prossima partita, che è una cosa difficile perché la delusione è tanta da parte nostra. Anch'io, se a fine primo tempo mi dicevano che si perdeva 3-1, non ci avrei creduto. Bisogna capirlo anche noi, è vero. Bisogna, come dicevo prima, ovviamente capire gli errori che ci sono stati. E nelle prossime partite, anche in ottica playoff, eliminarli il più possibile, perché sennò rischiamo davvero di andare a minare tutto quello di buono che abbiamo fatto fino a questo momento. Siamo nel finale di stagione, darsi un obiettivo in queste 6 partite probabilmente avrebbe dovuto avere dei presupposti che venivano un po' più da qualche partita prima, o no? Io penso che se facciamo quello che sappiamo fare nelle prossime partite riusciamo a centrare l'obiettivo playoff, che è il nostro obiettivo da inizio campionato, e noi dobbiamo pensare a quello e basta. Comunque siamo lì, siamo dentro e dobbiamo mantenere, anche se manca poco, giustamente, come dici te, però già, cioè, non è che siamo lontani dalla zona playoff e ora manca poco e è difficile entrarci. Ci siamo dentro e dobbiamo mantenere la posizione, cercare di migliorarla, insomma, comunque restarci dentro.